Bentrovati a tutti, grazie di essere presenti oggi pomeriggio in questa bellissima piazza per questo evento che appunto presenterà sicuramente dei temi interessanti. Due parole appunto sul titolo di questo evento: adesso tocca a noi, donne, leadership e altri misfatti. Abbiamo voluto inserire questo argomento proprio perché c'entra a nostro avviso con il tema della fiducia, che è appunto centrale in questo festival francescano, perché mai come le donne sono in grado di infondere fiducia. Lo dico da padre di famiglia e so perfettamente quanto questo sia importante nelle relazioni familiari, ma anche nella vita di tutti i giorni. Oggi abbiamo con noi alcune persone, poi credo che sia utile spendere due minuti per la presentazione delle persone che abbiamo con noi e che ragioneranno su questo argomento, a partire da un libro, da un lavoro che Chiara Tintori ha realizzato per TS Edizioni e che serve appunto come spunto per questa nostra chiacchierata di oggi. Iniziamo questa nostra chiacchierata entrando nel merito di una questione enorme. Qui non abbiamo la pretesa chiaramente di risolvere nulla o di diciamo toccare tutti i temi. Sappiamo perfettamente anche dalle cronache che ascoltiamo tutti i giorni quanto sia spinosa in certi contesti anche la questione femminile, legata anche al tema della violenza o dei salari che non sono adeguati e che sono più bassi di quelli degli uomini. Ecco, intanto, come dicevo all'inizio, spenderei due minuti solamente per dare alcune notizie biografiche delle nostre ospiti. Dicevo prima Chiara Tintori, a cui dobbiamo il libro che è servito da base di partenza per questa nostra chiacchierata, è docente di finanza ed ecologia integrale presso Alti, Alta Scuola di Imprese e Società, partecipa a seminari e convegni su ecologia integrale e sostenibilità. Dal 2019 fa parte del consiglio direttivo di Filantropia Attiva Italiana. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo Patto per una nuova economia ad Assisi con Papa Francesco, in collaborazione con Alberto Mattioli, e La trappola del virus, diritti ed emarginazioni e migranti ai tempi della pandemia, scritto a quattro mani con Camillo Ripamonti, appunto del Centro Astalli di Roma. Ecco, Chiara Prodi, Chiara Tintori. Poi abbiamo Cristina Simonelli, docente di teologia patristica a Verona presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Buonasera a tutte e tutti. E, dal 2013 al 2021 ha presieduto il coordinamento delle teologhe italiane, ha commentato per PM l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune. Poi abbiamo in collegamento da Parigi Maria Chiara Prodi. Credo che... ecco, qui c'è, ce l'abbiamo davanti. Ciao, quindi, Maria Chiara. Ecco. Emozione essere collegata da remoto, ma ecco, con la mia piazza. Due parole anche su Maria Chiara Prodi, direttrice della Maison de l'Italie a Parigi, impegnata come presidente della Commissione Settima del Consiglio Generale degli Affari Italiani all'Estero. È stata 20 anni a servizio dell'organizzazione musicale in luoghi d'eccellenza, tra cui Radio France, Festival d'Aix-en-Provence e l'Opéra Comique. Attualmente è anche presidente delle Acque di Francia e vicepresidente della Mappa Celeste, un'associazione che mira a trasformare l'energia sociale in energia politica attraverso il laboratorio di partecipazione. Poi abbiamo Giovanna Manzi, eccola. Giovanna Buonasera. Manzi, amministratore delegato della Best Western, una catena di hotel nota universalmente, dal 2004 al 2016, nel 2020 diventa appunto amministratrice delegata, unisce le tre famiglie, appunto questo gruppo, World Hotel, Best Western e Shure Hotels, è vincitrice del premio manager dell'anno per il CV Magazine nel 2007 e poi nel 2021 riceve la nomina di personaggio dell'anno per il settore del turismo. Ho detto tutto bene, posso essere promosso, va bene, speriamo. Anche meno. Bene, allora diciamo io comincerei in questo modo. Il tema, come dicevo, è molto difficile, è molto vasto. Io comincerei con Giovanna Manzi,
Mi ha colpito molto, leggendo il suo intervento, l'intervista raccolta da Chiara Tintori, il tema appunto del suo stile, del suo modo di lavorare in team in un grande gruppo industriale come quello, industriale turistico chiaramente, come quello di Best Western. Giovanna Manzi ha usato più volte in questo intervento una figura che a me è piaciuta molto. Le dice: ma io più che un capo mi ritengo un capo cordata, perché credo che sia questa un po' un'immagine che ci può aiutare sulla specificità femminile anche all'interno di questo mondo, e vorrei appunto interrogarla su questo argomento. Intanto grazie a tutti, anche chiaramente a Chiara, all'editor e tutti quanti. È grandissima emozione, voi forse non riuscite, non so se la riuscite a percepire, perché io sono abituata molto a parlare con persone che mi conoscono, invece avere davanti persone che non ti conoscono è sempre particolare. Io devo rompere il ghiaccio, ho questo onore, quindi vi chiedo aiuto, prima cosa. Insomma, date una mano che così ci sentiamo un po' meno, anche se l'emozione sicuramente è tantissima. L'altro problema che ho personale è che avete sentito le presentazioni di queste persone, di queste donne che Chiara ha intervistato, io sono praticamente tipo Calimero, no? Cioè sono proprio quella ultima, quella che sta lì, ha un'esperienza piccola, del mio piccolo, cerco di cambiare un po' il mondo che mi circonda, il mondo delle persone che lavorano con me, non ho nessuna pretesa di fare altro. Il punto nasce tutto e si concentra tutto su una parola, che è anche la parola del festival, che è la fiducia. La fiducia va agita, va data, ma deve essere riconosciuta, gli altri te la devono dare e tu la devi dare agli altri, in un esercizio di delega che funziona solo se la fiducia è reciproca e viene costruita, viene alimentata giorno per giorno. In una cordata c'è l'elemento fiduciario, non vai in cordata con uno con cui non ti fidi, specialmente quello che sta davanti, no? È un po' questo, come dire, la metafora che abbiamo usato con Chiara per far capire che l'elemento primo, l'avrete sentito qualche manager che dica: oh, io la delega perché delego. La delega senza la fiducia, se non si innesta in un processo fiduciario prima, e la fiducia si può innestare in un processo fiduciario solo se c'è un valore che è comune a tutti quanti, perché altrimenti non si crea, questa delega purtroppo non avrebbe, come dire, gli effetti voluti. Cerco di spiegarmi un po' meglio. La persona a cui tu deleghi, e quindi è questo la grande possibilità, diciamo così, del lavorare in azienda e del coinvolgere in una leadership plurale le persone, quindi fare in modo che le decisioni siano anche più corali, più collettive, di gruppo, viene a essere tale, produce i suoi risultati, solo se c'è questo meccanismo, ovvero io mi fido di te, so che tu ti fidi di me, e non eserciterò mai una delega negativa, quindi non farò mai niente di male, perché altrimenti so che romperei questo legame. E questo è quello che crea, diciamo così, la magia di lavorare insieme e di fare in modo che le persone crescano. Questo è un po' il mio, chiaramente nel mio piccolo io faccio così, ho un gruppo non particolarmente numeroso dei miei diretti, diciamo, con cui lavoro, e cerco di fare in modo che loro stessi a loro volta filtrino e facciano arrivare, diciamo, questi concetti anche a quelli che lavorano con loro, in questo grandissimo meccanismo di si può dire percolare, no? di far filtrare, di far arrivare le cose. Non a caso io ho fatto gli scout per tanti anni, e il primo articolo, dovete sapere, della legge degli scout è: pongono il loro onore nel meritare fiducia. Per me questo, ci sono cresciuta quando avevo 7 anni e mezzo, e quindi probabilmente questo è stato quello che, no, nella mia testa ha contribuito a fare in modo di creare anche un ambiente lavorativo che sviluppasse questi valori, questi concetti. Grazie. Intanto, prima di passare
la parola a Maria Chiara Prodi. Volevo semplicemente leggere i nomi delle persone che hanno collaborato con Chiara Tintori a questo progetto interessantissimo. Davvero ogni intervista, ogni intervento ha il pregio di sviluppare un aspetto importantissimo, perché l'esperienza di queste donne hanno il grande vantaggio di essere, sono tutte interconnesse tra di loro, si arricchiscono a vicenda. Allora abbiamo Federica Angeli, Susanna Camusso, Cristina Cattaneo, Evelina Cristellen, Maura Cangitano, tra l'altro è stata ospite ieri sera qua del festival, Federica Gasbarro, Loretta Goggi, Giovanna Iannantuoni, Lidia Maggi, Giovanna Manzi, Letizia Moratti, Maria Chiara Prodi, Stefania Proietti, Laura Romeo, Sandra Savaglio e Cristina Simonelli. Ciascuna di queste, come dicevo, ha una storia particolare e illumina un aspetto importante di come la donna può interpretare in maniera positiva il ruolo nella società e come può arricchire sempre più il tessuto sociale. Io passerei adesso a Maria Chiara Prodi, bolognese, qui gioca in casa, quindi non ci sono grandissime presentazioni da fare, ma da 20 anni vive in Francia e, come dicevamo prima, è attualmente anche presidente delle ACLI di Francia, quindi ha un ruolo sociale anche in quel paese all'interno di questa associazione. Nella sua intervista Chiara Prodi tocca questo tema dei processi, anzi si definisce innamorata dei processi. E allora la domanda che vorremmo farle è proprio questa, cioè di cosa crede che noi abbiamo bisogno oggi per prenderci cura di questo ecosistema che è la nostra società, il posto in cui viviamo. C'era una canzone che diceva il posto in cui viviamo si chiama mondo, no? Quindi dove viviamo è il luogo in cui dobbiamo prenderci cura. Ecco, come possiamo prenderci cura di questo ecosistema sociale senza così rifuggire da una visione d'insieme e dalla complessità che stiamo vivendo? Maria Chiara, mi ha sentito? Ho sentito perfettamente. È un po' straniante ed emozionante essere, giocare in casa da remoto. Quindi un grande abbraccio alla mia Bologna. Ma noi facciamo anche un applauso, visto che ha accettato di essere con noi e di dare questo tempo pur non potendo essere con noi fisicamente. Ma, guarda, tra l'altro non posso essere presente fisicamente perché mio marito ha un impegno di lavoro fuori Parigi e quindi entriamo nel vivo già della discussione, quindi di come, insomma, nel mondo già presente e anche in quello verso cui andiamo, un protagonismo femminile non può prescindere da un sostegno maschile nella carica, anche nel carico di lavoro familiare e nella direzione della coppia. Quindi assolutamente, guarda, entriamo proprio in questa discussione nel vivo, nel fatto che per pensare all'ecosistema probabilmente già il nostro sguardo, che è uno sguardo che guarda attorno e che cerca di non lasciare nessuno dietro, indica una strada, non per forza femminile, nel senso che può essere portata avanti solo dalle donne, ma femminile nel senso che effettivamente ci risulta probabilmente più facile, ecco, essere questo sguardo. E la complessità di questo tempo può essere semplicemente vissuta con questo sguardo. Mi piaceva moltissimo anche gli interventi delle colleghe che dividono il palco, perché penso che ciascuna a nostro modo diamo un esempio di come per fare questa cosa che mi stai chiedendo è necessario sia avere la visione d'insieme, sia riuscire ad avere un approccio anche artigianale, guardando veramente gli ingredienti che hai in mano in quel frammento di complessità che ti capita di vivere. E questo esercizio di passare dal grande al piccolo e fidarsi, perché appunto il tema è la fiducia, e noi probabilmente come cristiani abbiamo un vantaggio competitivo, che questa fiducia, diciamo, ce l'abbiamo come immersione in un amore più grande, quindi riusciamo anche a mollare un po' l'osso rispetto al desiderio di controllare tutto. E questo allenamento a passare dalla visione grande agli ingredienti che hai in mano è qualcosa che probabilmente ci aiuterà ad affrontare questo periodo che si apre davanti a noi. Mi viene da fare una battuta, è un adesso tocca a noi, forse a un passo prima di vari disastri che si annunciano, e quindi è un adesso tocca a noi che fa quasi un po' paura se lo pensiamo
nel termine di doverlo accettare da sola, ciascuna separatamente, o da solo, ciascuno separatamente, e quindi forse in questo metodo della visione d'insieme e dell'approccio artigianale sta una chiave del futuro desiderabile che abbiamo ancora la possibilità di costruire. E chiudo dicendo che faccio a gara con Giovanna, perché anch'io mi sento l'infiltrata dentro questo libro, e ho fatto una battuta con Chiara, perché leggendo la quarta di copertina dice: donne che hanno fatto la differenza, dici caspita, ma veramente, ma sei sicura che sono io? E quindi probabilmente comincio il primo intervento dicendo grazie a mio marito che mi sostiene, anche se oggi non posso essere con voi perché è il suo turno di fare cose di lavoro fuori, e lo chiudo dicendo la prima reazione al libro è stata una sindrome dell'impostore veramente da copione, il che mi ha fatto ridere, ne ho riso con Chiara. E ci siamo dette che proprio questo libro serve perché leggendo queste storie possiamo vedere come appunto forse non siamo delle grandissime differenze, ma siamo tante in realtà, e siamo tanti in realtà, e quindi c'è un motto bellissimo: sufficit unum lunum in tenebris, e quindi non bisogna avere, come dire, disdegnare la lucina che riusciamo a fare ciascuno di noi individualmente, anche se fuori ci sono grosse tenebre e abbiamo grandi inquietudini. Grazie. Ma intanto voglio dire, io non sottovaluterei la differenza, io sono ben convinto invece che ciascuno di voi abbia fatto la differenza nel suo ruolo. Abbiamo qui sul palco donne, io l'ho sperimentato anche leggendo queste storie, che nel loro ambito hanno fatto davvero la differenza, magari appunto con l'umiltà di chi quasi quasi non ha il pudore di non riconoscerlo, ecco, ma in realtà è così. Abbiamo appunto la donna imprenditrice, abbiamo la donna di cultura impegnata nel mondo sociale. Adesso io vorrei passare a Cristina Simonelli, e qui diciamo tocchiamo un tema che per chi ha anche un impegno ecclesiale è diciamo un po' scottante, chiamiamolo così. Allora, Cristina Simonelli, intanto infermiera e teologa, ha scelto di condividere la sua vita con i Rom per sperimentare se il Vangelo tiene davvero. E già qui capite che una scelta di questo tipo è già una scelta un po' controcorrente, giusto? Un po' controcorrente, tiene, ecco. E proprio a Cristina Simonelli la domanda è d'obbligo, ecco, sappiamo che c'è un dibattito, non da oggi, ma abbastanza caldo sul ruolo della donna nella Chiesa. Allora, lei che è teologa, lei che sperimenta sulla frontiera o in quelle frontiere esistenziali che tante volte anche Papa Francesco evoca, che cosa vuol dire vivere il Vangelo in quei contesti? E la domanda è: a che punto siamo? A che punto è questo percorso? Grazie, anche io dico buonasera a tutti e a tutti, ringrazio dell'impresa e anche di questa collocazione in questa piazza, che è anche utile per provare a rispondere qualcosa a questa domanda, perché una piazza così è anche una metafora della Chiesa e anche di un paradosso che la Chiesa, fatta di chiese ma tutta, vive. Cioè, il paradosso è di essere un gruppo delle persone, uomini e donne, che sono, diciamo, anche circoscritte, siamo qui, ma sono anche per il fuori. E l'idea è che non avrebbe senso essere chiesa soltanto per stare dentro, no? Quindi questo in perfetta sintonia con la piazza e penso anche con l'istanza del Festival Francescano. Un altro paradosso, adesso dalla Chiesa in generale mi sposto alla Chiesa Cattolica, un altro paradosso, ma è tale effettivamente, non è una cosa o solo bianca o solo nera, è proprio il fatto che nella Chiesa siamo uomini e donne. Dov'è il paradosso? Il paradosso è che a livello dell'esperienza comune, almeno della mia, c'è una grande corresponsabilità. Forse è vero, è più facile averlo negli ambienti che sono ritenuti di periferia o minoritari, perché la spinta a non guardarsi i piedi, diciamo, è talmente forte che mette un po' in stand-by la cosa del chi fa che cosa. Però, pur essendo questa un'esperienza per cui alcune donne
durante il Concilio Vaticano II, quindi ormai tantissimo tempo fa, hanno scritto ospiti in casa nostra. E l'altro paradosso legato a questo, che è il fatto che ospiti, ma ci sentiamo assolutamente in casa nostra, vi sta insieme col fatto che nella Chiesa si sperimentano tutte le difficoltà, i maschilismi, le mancanze. Mi riferisco ai due termini così importanti appena detti, la fiducia e i processi, le mancanze di fiducia, le mancanze di processi, con una differenza che è un rischio grosso che vive la Chiesa, ed è il fatto che abbiamo la cattiva abitudine di sacralizzare queste difficoltà. È come dire, tutto nella società ci fa capire che c'è una difficoltà a condividere i processi, ad avere effettivamente la possibilità di prendere la parola tutte e tutti. Lo sappiamo, anche nel libro si parla di tetto di cristallo, anche se Susanna Camusso dice ogni tanto guardiamo anche cosa c'è sotto al tetto di cristallo, non solo i ruoli apicali. Ma nella Chiesa è come se il tetto di cristallo fosse incensato, fosse dorato. Ecco, allora in questo senso parlo di paradosso, perché io credo che in molte, perlomeno tra noi, le donne che fanno parte della Chiesa Cattolica, le teologhe, le persone, possiamo dire io faccio effettivamente un'esperienza di corresponsabilità. Però se ci domandiamo dove sono le possibilità eventuali, sempre non ognuna per sé, ma proprio per la cosa in sé, di leadership, lì vediamo che dei blocchi che sono pari a quelli che si trovano da tante altre parti vengono sacralizzati. No, perché Dio non lo vuole. E no, signori, di questo dobbiamo ancora parlare. Questo direi in termini generali, poi sarebbe forse un po' noioso vedere tutte le regole, tutte le questioni. Non so se era anche così la domanda. Era anche così. Allora, diciamo, la questione è che se guardiamo nella storia delle donne, io mi occupo soprattutto di teologia femminista, ma anche di storia delle donne, di storia in termini inclusivi, abbiamo anche delle sorprese, perché alla fine vediamo che le donne, che sono tante nella Chiesa, forse oggi la maggioranza, ma forse anche in passato, si comportano come le minoranze, cioè sono virgolette minorate in senso attivo, e quindi come le minoranze, di cui sono appunto esperta, fanno fatica a fare tradizione. Quindi ogni generazione è come se ricominciasse da capo. Quindi prima cosa, troviamo più esercizio di autorevolezza, che non sempre ha potere effettivo di decisione, quindi autorevolezza senza autorità effettiva, ne troviamo però ben più di quella che si penserebbe. Vengo da Fabriano, un convegno sul De Garda di Bingen, sarebbe ampio dire, ma non mi dilungo su questo. Beh, però vediamo che con l'avanzare della modernità e poi con la domanda del diritto di voto, qui c'è anche un forte aspetto politico nel libro, la stessa domanda di partecipazione alla pari, diciamo, dove la differenza c'è ma non sia discriminante, è diventata domanda anche per i ruoli ministeriali, le diacone, le presbitere, che si usa dire sacerdoti, ma insomma un termine un po' vecchio, ma per capirci. Già nel Vaticano II la domanda è stata portata, ma Paolo VI, causa grandi subugli, ha avvocato a sé tre questioni: la contraccezione, il celibato obbligatorio del clero latino e l'ordine, cioè i ministeri, i ruoli per le donne. Però dai, domanda su, giù, sì, no, finché cominciano ad arrivare domande sempre più forti e no sempre più grossi, fino a un documento di Giovanni Paolo II, Ordinatio Sacerdotalis, che dice alla fine, consumati tutti gli argomenti storici biblici, dice no, perché di no, perché me l'ha detto Dio, insomma un po' sintetizzando. Anche questo oggi viene ridiscusso, però resta il fatto
che si riferisce solo ai preti, cioè alle donne come preti, per capirci. E questo ha aperto la via al dibattito invece sulle donne come diacone, che farebbero sempre parte del gruppo. Le suore, vado veloce, non voglio prendere troppo tempo, le superiore generali nel 2016, forse a sorpresa, in un'assemblea dicono a Papa Francesco: ma visto che le donne fanno già questo, quello, quello, quell'altro, cosa impedisce che siano ordinate diacone? Giusto, dice lui, apre una commissione, che però era l'ennesima, che però è stata dimissionata. A un certo punto, dopo diverse posizioni, è stata, come dire, bloccata, ne è stata fatta un'altra, e quindi siamo, come diceva, ascoltavamo prima, in un processo, siamo in cammino, considerando però che l'immagine più forte è quella della Chiesa come una piazza, della Chiesa che si interroga anche sull'assurdità dell'esclusione e della gerarchizzazione delle differenze, dell'esclusione dei ruoli, ma ritiene che sia molto più importante essere insieme tutti e tutte, sporti fuori per strada e non in chiesa, in sacrestia. Bene, grazie Cristina Simonelli. Insomma, vi rendete conto, questo è uno degli argomenti davvero affascinanti, ma anche spinosi, insomma, di questi tempi. Chiara Tintori, come dicevo, ha il merito di aver raccolto queste storie in un libro, e a lei chiederei proprio intanto come le è nata l'idea e lo spunto per questo lavoro, e come si è mossa appunto nella scelta delle voci da inserire in questo libro, perché come dicevo prima tutte queste voci compongono un mosaico quanto mai significativo ed esauriente anche della società italiana di oggi. Chiara. Grazie Giuseppe, buon pomeriggio a tutti. Permettetemi di ringraziare Giuseppe, Roberta, tutta la casa editrice che mi ha sostenuto in questo progetto. Com'è nata l'idea? L'idea di questo libro e del dialogo con queste 16 donne così straordinarie e così normali è nata durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, perché l'ultima settimana di gennaio 2022 è stata tra le più inquietanti che io abbia vissuto da politologa. Mi sono trovata ad assistere, impotente e incredula, a un gioco, un indecoroso gioco di pink washing, potremmo chiamarlo, cioè dove, vi ricordate, i nomi di alcune candidate donne venivano sacrificati sull'altare di foschi giochi di potere, lasciando davvero in me uno smarrimento senza precedenti. Allora, a fianco a questo smarrimento sorgevano degli interrogativi che hanno poi animato queste domande, queste conversazioni con queste 16 donne. Che cosa manca perché le donne italiane oggi possano esercitare una chiara, inclusiva e innovativa leadership anche in politica? Perché a parole vengono riconosciuti pari diritti e dignità, ma poi di fatto il nostro paese vive un'arretratezza fuori dal tempo e fuori dalla storia. Ma soprattutto, come disincentivare dei modelli organizzativi, imprenditoriali, sociali, ecclesiali e anche politici, favorendo una trasformazione culturale inedita nella gestione del potere, nella misurazione della competenza, perché i modelli a cui ci rifacciamo sono tendenzialmente modelli maschili, modelli muscolari, modelli dove predomina una leadership della performance e della prestazione. Ecco, mentre il libro prendeva forma, ho cercato di allontanarmi il più possibile da generalizzazioni, quanto mai sconvenienti e banali. Ecco perché ho voluto che fossero donne che ho incontrato, che fossero proprio loro le protagoniste del libro. Io ho ascoltato donne curiose, creative, oggi ne abbiamo un assaggio, donne visionarie che provano a interpretare il loro tempo, a reinventare modelli e strategie di presenza sociale, ma soprattutto in ciascuna delle donne intervistate ho rintracciato un tratto di me, una tensione ideale, uno slancio, ma anche un ostacolo simile a quelli che anch'io ho vissuto. Ho trovato anche qualcosa con cui essere in disaccordo, ho trovato anche un pezzettino di originalità in ciascuna di loro, espressione di autentica e coraggiosa energia creativa,
come ho scelto queste 16 protagoniste? Ma innanzitutto la scelta delle donne a cui dare voce è stato un lavoro di squadra, nel senso che assieme alla casa editrice abbiamo valutato e selezionato molti profili, arrivando a scegliere delle testimoni autentiche che ciascuna nel proprio ambito professionale, familiare, di impegno sociale stanno provando a fare la differenza. Da Parigi a Cosenza, passando per Torino, Varese, Milano, Verona, Assisi, Roma, questo per darvi l'idea del panorama nazionale e in parte anche internazionale. Viviamo un tempo opportuno per progredire nella parità. Io di questo, dopo aver ascoltato queste 16 storie, sono sempre più convinta. A patto però c'è una condizione, di riconoscere che progredire nella parità è un qualcosa che conviene a tutti, non solo a noi donne, perché è una questione di giustizia sociale. Il misfatto, che sta un po' anche nei sottotitoli, no? Donne, leadership e altri misfatti, il misfatto sta proprio nel come si intende il potere, come lo si vive, perché è molto difficile oggi immaginare un modello di potere differente, un modello cooperativo in cui l'esercizio della leadership ha a che fare col bene di tutti e col bene comune. Ecco, io sono profondamente grata a queste donne che ho incontrato e di cui ho provato a dar voce in queste pagine, proprio perché mi hanno fatto ingolosire, mi hanno fatto assaggiare, far venire proprio l'acquolina in bocca di chi arriva a dire alla fine dell'ascolto delle 16 donne: un nuovo modello di potere di leadership è possibile, già oggi è vivo ed è presente in Italia. Grazie Chiara. Giovanna Manzi, nel suo intervento, nell'intervista raccolta da Chiara Tintori, piccolo incidente, questa, come si dice, è la diretta, racconta anche un aspetto secondo me interessante che ha molto a che fare con l'essere donna, ed è il tema dell'incoraggiare i talenti. Quindi qui siamo sempre nel campo della fiducia. Diciamo che per chi ha un'esperienza lavorativa, credo che molti di noi qui presenti lo possono capire, chi si trova poi in una situazione anche di responsabilità all'interno di un'azienda, di un ufficio, di uno studio, si pone sempre la questione di come far crescere le altre persone. Man mano che avanza il tempo, questo diventa, almeno io lo sento molto questo tema, come far crescere gli altri, come incoraggiare i talenti. Allora io vorrei interrogare proprio Giovanna Manzi su questo aspetto. Tra l'altro ci sono anche due esperienze, no? Make the Difference e la carica delle 101, che viene raccontato nel, non so bene se poi si riferisca al film o perché, cioè nel senso che vi vestite come Crudelia De Mon o cose del genere, no sicuramente, però ecco, questo tema dell'incoraggiare i talenti credo che abbia molto a che fare con la sensibilità femminile dentro il mondo dell'impresa. A questo, grazie Giuseppe che ha citato queste due esperienze. La prima è anche molto simpatica, quindi magari così cerchiamo anche, no, di fare un tratto un po' ironico. Allora, io ho sempre pensato che le persone dovevano venire a lavorare essendo contente di alzarsi la mattina, no? Cioè io non volevo un gruppo dove ci fosse qualcuno che fosse scontento di venire a lavorare. E quindi su questo mi sono mossa e abbiamo creato questo programma che si chiamava Make the Difference, quindi fai la differenza, in qualsiasi ruolo tu abbia all'interno dell'organizzazione. Quindi ha coinvolto tutti, no? Voi sentirete spesso parlare di aziende che magari fanno programmi di formazione. Intanto un dato: quanti dipendenti ha il gruppo? Allora, il gruppo con tutti gli alberghi ha più di 3.500, però quelli che sono a Milano nella sede centrale sono circa 100, 108. E questi, giusto per così per inciso, il 70% sono donne, ma non è che sia perché l'abbiamo voluto, è venuto così. Allora, questo programma voleva proprio far nascere, come dire, la consapevolezza del proprio talento, cioè voleva dire: tu cerca un po' il talento che c'hai e vediamo poi come poterlo mettere a frutto. Il problema è che a volte, quando gli imprenditori, gli amministratori delegati si trovano davanti a questo tema,
pensano che il talento sia circoscritto all'azienda dove quello lavora, e invece a volte non è così. Cioè, tu quando dici io voglio sviluppare il talento, devi anche accettare che quello a un certo punto capisce che il suo talento è fare la pasticcera. Allora io ti dico, allora come ti posso aiutare? Perché io non voglio che tu vieni qua pensando ai dolci, no, che vorresti fare a casa. E allora, per esempio, il modello è un modello di dire benissimo, allora fai un part time e poi il pomeriggio vai a studiare nel laboratorio di pasticceria. Allora, se tu lo fai perché lo organizzi tu con la tua persona, questa cosa ha un voi capite che valore ha? Anche se quella gli piace fare la torta, lei da te la mattina ci vede contenta perché sa che il pomeriggio va a fare una cosa che a lei piace di più, ma lo fa perché tu gli hai dato l'opportunità di farla. Quindi quella persona non andrà mai più via da quell'azienda, anche se vuole fare la pasticcera, a meno che non la chiami Cam, vabbè, altre cose. E quindi è quello, cioè accettare che la persona abbia dei talenti che siano altri, che siano al di fuori. Vi racconto questa che fa ridere e poi basta. A un certo punto avevo un responsabile amministrativo che non sapeva fare il responsabile, lui non era, non ce la faceva, non era proprio... Allora io mi accorgo, lo chiamo, gli dico Andrea che succede, parliamo, e questo mi dice io qual è il tuo sogno? Io dice, voglio andare a lavorare all'Agenzia delle Entrate, cioè oddio, mica tutti, cioè qualcuno ci deve lavorare all'Agenzia delle Entrate, è una vocazione. Era gennaio e io dico bene, va bene, dico io non metto in dubbio, che si fa per andare? Cioè si fa il concorso, benissimo, e questo concorso quando c'è? A giugno, eravamo a gennaio, io ho detto va bene, allora facciamo così, tu prendi dei permessi studio, lavori fino alle 4 del pomeriggio, poi vai a casa, io ho detto però a giugno, dico lo devi vincere il concorso, che se non lo vinci, voi capite l'impegno che questo qui ci ha messo? A Milano, via della, per chi sa insomma dove sta l'Agenzia delle Entrate, una delle più grandi uffici chiaramente in Italia, si sono presentati al concorso 2005, ne prendevano soltanto 25 e lui è arrivato dodicesimo. A giugno mi ha dato le dimissioni e è andato via. Ogni volta che mi incontra in metropolitana, come se vedesse la Madonna, con tutto il rispetto per il festival, perché arriva. No, però voi capite qual è l'effetto, no, che tu hai. Allora questo è fare la differenza, no? E fare in modo che quello veramente coltivi il suo talento. Tu li devi aiutare. Perché tu devi esercitare, sennò che leadership hai? Cioè non puoi pensare soltanto al tuo piccolo, no, recinto. E questo è per make the difference. La carica delle 101 invece sono 101 donne che aiutano le start-up italiane. Noi, uno dei nostri problemi dell'Italia è che purtroppo non ha un, come dire, un substrato tale per cui le start-up riescono a fare il salto. Allora noi siamo del tutto volontarie, ci mettiamo al servizio delle start-up prevalentemente femminili, ma non è detto, anche maschili, quindi chi vuole, e le analizziamo, le aiutiamo e facciamo in modo di poterli, diciamo così, far viaggiare laddove sia effettivamente un business interessante. Bene, vorrei conoscerlo anch'io, quello che lavora all'Agenzia delle Entrate, che avrei qualcosa da recriminare, comunque va bene. Allora, io tornerei a Maria Chiara Prodi, riprendendo un tema che in qualche modo è già stato toccato anche da Chiara Tintori nel suo intervento. Nella chiacchierata, appunto, compresa nel libro, c'è questo aspetto appunto della leadership femminile che deve distinguersi, no, da questo schema novecentesco, lei lo chiama, della leadership maschile, molto muscolare, molto mascolina. Ecco, allora a lei appunto da donna che ha riflettuto su questo aspetto chiedo come possiamo fare, qual è la speranza che questo possa avvenire, cioè qual è il processo per cui appunto dentro la società a qualsiasi livello, non solamente qualche sparuto esempio apicale, ma dentro la società possa essere innervata da un modello diverso di leadership femminile? Beh, mi verrebbe da dire con Gandhi, sì, il cambiamento che vuole la società, nel senso che
anche Giovanna prima Cristina citava i processi, si intende per processi, vabbè, la frase secondo me che vale tutto il papato di Francesco è che non bisogna occupare posizioni ma avviare processi. E penso che in questa frase si indichi il fatto che ciò statico finisce per deferire, ciò che crea una dinamica porta a una trasformazione. E per essere al centro di questa trasformazione come dei protagonisti, come coautori della creazione, in realtà diciamo non ci sono mai delle regole, probabilmente quello che dicevamo prima, questo esercizio di avere una visione, di essere anche con una capacità artigianale di fare con quello che hai a mano, che tra l'altro è una delle espressioni che usa anche un autore che amo molto, che è Ezio Manzini, in un libro bellissimo che si chiama Politiche del quotidiano. E poi per me ci vuole anche una certa costanza, una certa pazienza. È importante dirsi che i processi vanno avviati, poi vanno custoditi, vanno accompagnati, ed è tutto una, come dire, un'attività nella quale si esercita per forza uno sguardo di cura, di accompagnamento e anche di autoanalisi costante. Quindi in questo percorso ci vuole, come dico anche nelle pagine trascritte da Chiara, ci vuole anche la capacità di rimettersi in discussione, di ironia, e la capacità di fare squadra. Non posso esimermi dall'esprimere il mio motto preferito bolognese, che è non c'è lotta senza balotta, che vuol dire che non puoi fare trasformazione senza essere con un gruppo di persone con cui ti diverti, non lo riesci a fare da solo, non lo puoi fare con il muso lungo, e penso che questo faccia eco anche a quello che diceva Giovanna del fatto che per tutti c'è un tema che è quello vocazionale. E penso che una delle nostre grosse difficoltà sia che spesso nelle posti apicali ci sono delle persone che in realtà non avevano voglia di essere dove sono. Io lo penso in particolare per la politica, che come diceva Paolo stesso è la più alta forma di carità. Io ho proprio la sensazione che ci siano delle persone spaventate e che non ne avevano proprio voglia mezza di essere dove sono in tanti ruoli politici. E quindi io penso che se incontrassero delle Giovanne sul loro percorso che gli dice ma fai sto concorso dell'Agenzia delle Entrate, lascia stare la segreteria di quello questo partito o quell'incarico da assessore che però non ti piace, penso che sarebbe già qualcosa di rivoluzionario, ecco, perché dall'essere contenti di ciò che si fa, da essere in accordo tra quello che si desidera e cosa si fa tutti i giorni, nasce un'energia che poi porta più naturalmente all'essere costanti, all'essere contagiosi e quindi a portare avanti questi processi che necessitano di tutta la nostra energia e anche rispetto a questo periodo che stiamo vivendo, elettorale, di grandi domande, io penso che siamo toccati dal fatto che ci siano tante energie positive nelle nostre società che sembrano non riuscire a portare frutto. E questo deve essere una cosa che ci interroga e ci interroga proprio ragionando sul metodo e ragionando di fatto da dove si può partire subito cambiando prospettiva e cercando di appunto raggiungere una felicità sociale. E poi appunto magari anche modificando, arrivando a modificare il pensiero delle persone nei ruoli apicali o proprio sostituirli. Una cosa che dico nel libro è, insomma, a un certo punto tutti gli indicatori ci dicono, come Chiara ricordava, che la questione della parità è una questione che porta beneficio a tutti, quindi è un ragionamento non femminista, deve essere un ragionamento comunitario in generale. E ci sono tante cose che noi sappiamo già che devono essere fatte, non le elenchiamo tutte, ma dagli asili all'accompagnamento per le famiglie, appunto una migliore conciliazione lavoro-vita privata e un welfare un po' più importante. Ecco, tutte queste cose non è che non le sappiamo fare, non sappiamo che ce n'è bisogno. Abbiamo bisogno di decisori che riescano a fare degli investimenti che permettano di dispiegare queste energie che noi già abbiamo nelle nostre comunità. E questi decisori non riescono a farlo, vanno sostituiti. Questo è radicale. Quindi un impegno a tutti a impegnarsi nelle trasformazioni del proprio quotidiano e anche per uno sguardo di sistema,
per pretendere anche un po' certi risultati, non solo proclamarli. E mi piace molto il titolo del mio capitoletto, che è La retorica non risolve i problemi, perché a un certo punto, come dire, per dirla con Elvis, Little Less Conversation, Little More Action. Certo, con la retorica non risolve i problemi, bisogna fare i fatti, come si suol dire, bisogna misurarsi con le cose concrete e cambiare davvero dove si può. Allora io tornerei a Cristina Simonelli per una domanda che mi sorge spontanea, come si diceva una volta. Siamo in ambito francescano e sappiamo che sappiamo l'importanza della relazione di Francesco con Chiara e viceversa, e quindi il tema è l'integrazione del maschile e del femminile dentro la Chiesa. Domanda anche questa delle mille pistole. Grazie. Allora, metto le mani avanti dicendo che accolgo la domanda, la reindirizzo un attimo. Cioè, a me piacerebbe di più parlare di uomini e donne più che di maschile e femminile. Perché? Perché temo un po' l'essenzialismo, perché quando ci dividiamo le parti così, maschile e femminile, al femminile viene una cosa che occhio alla glicemia, dolce, melassa, dolcissimo, quello che si chiama la mistica della femminilità, che poi a noi non ci corrisponde, quindi, però non ne va bene neanche il maschile, dove viene un'ansia di prestazione, un macismo, e sottinteso a questo nostro discorso c'è anche tutto un percorso, come dire, di elaborazione della maschilità, di riflessione su un altro modo di essere maschi, che mi sembra che esiste anche, ma che va lavorato, perché gli uomini in quanto maschi hanno meno tradizione delle donne, che sono abituate a pensarsi come l'altro, l'altra, e quindi hanno elaborato delle strategie. Detto questo, e quindi l'integrazione degli uomini e delle donne, io credo che per questo sia importante appunto vedere alcune forme di quelle che stiamo dicendo e che sono ben descritte nel libro, senza dire magari proprio strettamente questo è maschile, questo è femminile, in maniera stretta, ma usando una formula che è un po' sfumata: più donne che uomini, ad esempio, si usa dire più donne che uomini a livello di studi, di statistiche, quando devono prendere una decisione, la prendono ponendosi la domanda verso chi ho più responsabilità, e non quale regolina devo seguire o quale principio metafisico. Non direi sempre tutte e tutte, non direi che gli uomini non lo fanno, però con quel più forse ci sta. Accanto a questo dunque metterei anche un aspetto istituzionale strutturale dei contesti, perché anche questo scorre nel libro, nonostante abbiamo questi bellissimi esempi in cui appunto, come sentiamo dire, molti anche nella Chiesa e anche nella politica sarebbe bene che andassero all'Agenzia delle Tasse o alla pasticceria, però abbiamo anche degli esempi di donne che si comportano diversamente. Allora io dico, preferirei, piuttosto che dire che quella donna ha un atteggiamento maschile, farsi l'altra domanda: non è che se non cambiamo le strutture, se non cambiamo appunto i processi, se non cambiamo i contesti nei quali, quindi anche nella Chiesa, ci muoviamo, è il contesto che stringe, che ci spinge, e che quindi se un contesto è pensato come qui comando io, se non attiviamo un lavoro circolare di rimettere in moto tutto, anche se sono una donna, magari dirò e qui comando io. Non lo so se era questa la domanda. Certo. Bene, allora ci sta l'applauso, sentitevi liberi, non c'è nessun problema. Chiara, ti farei l'ultima domanda, il tempo sta correndo. Io sono sempre sorpreso dalla velocità con cui scorre quando si toccano temi interessanti. Ti vorrei chiedere, di queste donne che tu hai incontrato, che cosa ti sei portata a casa, cioè quali sono le cose più importanti che hai incontrato, e qual è eventualmente anche un,
un messaggio che possiamo lasciare. Sappiamo che è sempre più difficile, la nostra speranza è che in realtà non lo sia, lo sia sempre meno, cioè coinvolgere anche le giovani generazioni in un impegno a servizio della casa comune, usiamo questo termine che comprende un po' tutto, non solamente l'aspetto, diciamo, della società civile, dell'ecosistema sociale, come dicevamo prima, ma anche il tema dell'ambiente, che è un altro tema importantissimo che sta a cuore al Festival Francescano. Cosa possiamo dire, ecco, a queste giovani, perché non si scoraggino e perché davvero si mettono nell'ottica che con fiducia possono muoversi per fare la differenza e per dare il loro contributo alla nostra casa comune, appunto. Sì, grazie. Ma la ricchezza che io ho portato a casa dall'ascolto di queste 16 donne è veramente tantissima. In tutte loro ho riscontrato il fatto che, cioè, c'è un aspetto trasversale che emerge, cioè che esiste una difficoltà oggettiva legata al sistema Italia, cioè che deve aiutare le donne ad avere pari condizioni e pari opportunità in partenza. Si parla molto anche in tanti contributi di quote rosa sì, quote rosa no, cosa se ne pensa, cosa si dice, ecco. L'importante è che ci rendiamo conto che ancora oggi in Italia non ci sono pari condizioni di partenza per tutti e per tutte. Per cui, ecco, l'intero sistema, quando vede la donna in posizioni apicali, frappone ostacoli di ogni tipo. Io vi invito a leggere, a me ha sorpreso tantissimo, al di là dei racconti che fa Sandra Savaglio, astrofisica, delle difficoltà che ha trovato e tuttora trova quando si confronta con dei suoi colleghi maschi su questioni pratiche, tecniche di astrofisica, come lei debba sempre fare una fatica immensa a farsi credere, perché per il solo fatto che è donna comunque ritengono che non abbia la possibilità di dire cose veritiere in campo scientifico, che è il suo campo. Oppure un esempio che fa Stefania Proietti, sindaco di Assisi, già al secondo mandato, ingegnere ambientale, dice: ma perché solo i miei manifesti elettorali sono stati purtroppo sporcati da scritte oltraggiste, da scritte sessiste, quando il mio competitor, invece maschio, candidato con me, aveva dei manifesti elettorali intonsi. E lei diceva: di fronte ai miei figli io come gliela spiego? Quindi dire che il sistema Italia oggi come oggi ancora frappone difficoltà e ostacoli di ogni tipo. Alle giovani generazioni cosa potremmo dire? Ma innanzitutto di leggere il libro, perché leggendo queste storie si troveranno sicuramente ispirazione, anche perché io ho utilizzato uno schema molto simile per tutte le interviste. A tutte le donne ho chiesto innanzitutto di autodefinirsi, quindi tutte hanno cominciato a raccontare di sé, su come si vedono loro e come si vedevano. E poi un'altra cosa importantissima: a tutte ho chiesto se sono debitrici a qualcuno e se sì a chi, a dire che c'è sempre una rete che può fare la differenza. Quindi alle giovani generazioni dico che per imparare a stare nella complessità occorre imparare a cooperare. Io, da quello che ho capito ascoltando queste donne, è l'unico modo imparare a cooperare, cioè attivare, stare in processi di dialogo, di mediazione, è l'unico modo per stare bene e felici nella complessità del nostro tempo e addirittura per provare ad animare la speranza sociale. Ecco, sostituire il modello di un solo uomo al comando con una sola donna al comando è perdente, non ci porta assolutamente da nessuna parte. Quindi alle giovani generazioni inviterei davvero a imparare a stare nella complessità attraverso gli altri, attraverso le altre. Poi soprattutto a non demordere. Nessuna delle storie che abbiamo raccontato è una storia lineare.
nessuno è un percorso lineare, quindi dinanzi al primo no, al primo fallimento, alla prima difficoltà rispetto anche a un percorso di studi che non era quello che avevo pensato, a un posto di lavoro che non era quello dei miei sogni, ecco, imparare a capire proprio grazie alle esperienze vissute in carne e ossa che comunque poi nella storia si arriva a occupare il posto che spetta a ciascuna. E infine mi permetto anche di dire di non cadere nel vittimismo, che troppo spesso ci contraddistingue come donne, per cui siamo lì ad accarezzarci, a dire ah, poverine, povere noi, chissà che cosa potremmo ancora arrivare a fare. No, assolutamente. Imparare a stare laddove la vita ci chiama, con gli ingredienti che abbiamo a disposizione, come diceva Maria Chiara, però con grande speranza e fiducia. Bene, grazie. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio le nostre ospiti, Giovanna Manzi, Cristina Simonelli, Maria Chiara Prodi che ci ha seguito da Parigi, le ringraziamo davvero per la sua disponibilità, Chiara Tintori, e ricordo a tutti i partecipanti, se desiderano il libro acquistabile, sia qui, vedete che c'è un tavolino con un diciamo stilosissimo drappo rosso qui davanti, oppure allo stand di TS Edizioni lì nell'area libri. A me corre l'obbligo di dire queste cose, le dico volentieri, trovate sulle seggiole un segnalibro omaggio con un QR code che rimanda ad un questionario, per cui è utile per l'organizzazione del festival se volete dare questo riscontro delle giornate che stiamo vivendo, è molto utile. E tra coloro che completeranno il questionario verranno estratti 10 nomi per ricevere una shopper del festival e il calendario del 2023, quindi ricchi premi e cotillon, come si dice di solito. E in chiusura un altro appello importante, ecco, un grazie speciale, questo è doveroso, agli amici del festival che con una donazione sostengono la manifestazione e aiutano a costruirla fin dal suo inizio fino ad oggi. Da oggi sono più di 500 i donatori che periodicamente offrono il loro contributo per l'organizzazione del festival. E chi desiderasse poi richiedere la tessera di amico del festival lo può fare all'info point, lo trovate lì vicino al Nettuno. E a me resta solo da ringraziarvi per la partecipazione e vi invito a fare un applauso alle nostre ospiti e in particolare grazie al pubblico, Chiara Tintori, per averci offerto questo lavoro. Grazie ancora e alla prossima. Arrivederci. Grazie. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao.